guarda, con Stroili c'è un rapporto di amicizia che va avanti ormai da qualche anno. Sono stati molto carini in passato anche a sposare un progetto benefico, a una piccola onlus che si chiama Un Caffè, ci avevano dato una mano, abbiamo realizzato un piccolo gioiellino per Natale, quindi c'è grande amicizia. Sono contento che abbiano voglia di offrirmi come regalo di Natale ai nuovi clienti. Mi sembra bello l'evento in sé, anche per dove si svolge, no? È una bella apertura, è un posto pazzesco. Io non ho ancora avuto tempo di vederlo, però già così da fuori sembra incredibile questo spazio, e quindi è bello festeggiare con Stroili la loro apertura. Bello che ci sia una cosa così a Milano, perché insomma i centri commerciali sono sempre in genere fuori dalle città, un po' lontani, a volte non sono neanche così semplici da raggiungere, quindi non tutti ci possono andare. Invece questo sarà veramente un punto anche di incontro per tanti giovani. Insomma, sono molto, molto orgogliosa di Milano, dai. Beh, sono molto contenta, lavoro da tantissimi anni con Stroili, ho fatto tantissimi eventi con loro, però poi non abbiamo mai concretizzato. Invece quest'anno siamo riusciti, insomma, a celebrare questa unione. E niente, quindi adesso abbiamo scattato questa campagna stupenda, mi piace tantissimo, sono molto soddisfatta. E anche lo spot, che vedo che sta andando tantissimo in TV, quindi insomma è una grande soddisfazione. Ma è stata una bellissima idea, perché Stroili ha voluto abbracciare un po' tutte le donne. Ed è quello che sto cercando di fare anch'io con le varie cose che sto facendo. Quindi insomma non punti mai a solo un tipo di pubblico, magari della ragazzina di 15 anni o quella di 30 o la donna di 50-60. Cerchi veramente di fare una cosa per tutti, perché ormai insomma siamo tutti un po' young dentro, no?